Buonasera a tutti, come ogni martedì siamo qui con il Borghese in diretta. Abbiamo vicino a noi il senatore Aracchi di Forza Italia. Parleremo della situazione che si sta creando proprio in queste ore. Domani ci sarà il voto del Senato, un voto più a rischio perché c'è sempre l'incognita del gruppo di Verdini che ultimamente aveva sostenuto il governo Renzi e qualche volta era stato determinante in alcuni provvedimenti. I voti di, di questo gruppo che anche questo si è staccato da Forza Italia qualche mese fa, adesso hanno annunciato il no alla fiducia, però staremo a vedere perché la situazione è sicuramente in evoluzione, questa è la conseguenza del referendum che c'è stato con la vittoria schiacciante dei no, però si aprono delle prospettive nuove non solo per questo governo che dovrebbe avere una durata limitata, cioè eh, il tempo necessario per formare una nuova legge elettorale, ma eh, però eh, si dovrà andare ad elezioni vediamo cosa accadrà, accadrà dopo. Uh, avverto tutti i telespettatori che possono chiedere una copia del Borghese e del Candido gratuitamente con il numero, numero in impressione che fra qualche minuto apparirà sul video l'altro numero che vedrete è quello per poter telefonare e chiamarci eh, direttamente e quindi poi noi risponderemo eventualmente alle vostre domande e io ho la, la prima domanda che farei proprio al senatore Racchi se si aspettava la conclusione eh, dopo il referendum visti quei risultati si aspettava le dimissioni e la formazione di questo tipo di governo oppure, oppure pensava che alla fine magari Renzi anche con il compito di traghettare il governo fino alle nuove elezioni sarebbe rimasto al suo posto. Ma, sa, rimanendo a quelle che sono state le dichiarazioni di Renzi, eh, c'è cioè a dire lui ha dichiarato se perdo il, il referendum. E io, non solo mi dimetto, ma cesso di fare politica. Questo sta sulle cronache no, eh, giornalistiche di qualche mese fa. È evidente che noi eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo puntato e eh, ci siamo battuti perché eh, potesse vincere il no al referendum, non per tifo di partito, ma perché ritenevamo riteniamo quella riforma assolutamente pericolosa sotto il profilo democratico e dannosa sotto il profilo eh, economico. Eh, dopodiché, eh, come sempre avviene in ogni paese civile, dopo un risultato eh, di questa natura, 20 punti percentuali a favore del no rispetto al, rispetto al sì, eh, la democrazia eh, avrebbe imposto che appunto Renzi si dimettesse da presidente del Consiglio, io vi permetto di dire che si sarebbe dovuto dimettere pure da presidente del, eh, del, del PD. E dopodiché, invece, abbiamo, stiamo assistendo a tutto un altro film. Un Renzi che si dimette per via televisiva, senza neanche comunicarlo al capo dello Stato, un capo dello Stato che fa tutte le trattative che doverosamente vanno fatte. E nel mentre che avviene questo, Renzi addirittura dalla sede della presidenza del Consiglio fa le trattative per conto suo. Saluto il nostro ospite. Sì, eh, Alessio Di Mauro, il direttore del Candido, ci ha raggiunto in questo momento. E quindi vara un governo che sostanzialmente la, la fotocopia della politica renziana con una maggior presenza di esponenti della sinistra del PD. Dopodiché, mh, tutta questa roba francamente a noi interessa poco. Motivo per il quale abbiamo dichiarato una, un no deciso, secco, perché bisogna rispettare il voto degli italiani e quindi secondo noi è opportuno andare a votare quanto prima anche perché Renzi è il Stato e Gentiloni il quarto presidente del Consiglio, rigorosamente non votato da nessuno. Ecco, ma votate no. E quindi la vostra posizione come avete votato no al governo Renzi insomma quindi diciamo c'è una continuità ma, ma come giudica invece l'atteggiamento di chi secondo me, questo è il mio parere tutto personale boh, disprezzando un po' quelle che sono le regole democratiche che fino a prova contraria la legislatura finisce quando è eh, prevista dalla Costituzione cioè nel 2018 non si presentano nemmeno e alle, alle votazioni nemmeno ai dibattiti parlamentari preferiscono restare fuori una sorta di aventino che io penso non, non abbia nessuna giustificazione cioè tu fai il riferimento... Lega e Grillo e Movimento 5 Stelle diciamo questo per essere la Lega Lega Premesso che ogni forza politica si comporta in base a come, a come ritiene opportuno voglio dire comportarsi dopodiché noi vediamo che la Lega, almeno fino ad oggi, poi vediamo quello che accade domani, ma insomma per quelli che sono stati, quelli che sono i lavori d'aula, di commissione, è abbastanza uh, presente. La politica diciamo, di, 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 del mondo grillino è una roba un po' diversa, nel senso che uh, vediamo molta arroganza. Loro partono dal presupposto che chi non la pensa come loro sono tutti ladri, malfattori. Viene nattando. Là, vediamo un po' la riproposizione di quello che avviene a Roma, sei mesi di nulla. Uh, politiche no, 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 che nel frattempo hanno fatto sì che il nostro comune perdesse 24 milioni di euro derivati da domande non presentate entro la data del 20 novembre, che ogni municipio abbia perso chi 400.000, chi 600.000, chi 500 mila euro per poter andare a Palle Buche perché non hanno presentato la mappa delle Buche, a parte che a Roma basta che metti i nomi di 10 strade e tanta buca la trovi, questo dimostra anche che non conoscono i territori che devono amministrare. Io non credo la politica è una roba a favore delle genti, dei territori, delle città, non è una cosa contro e basarla solamente sul no su aggiungi etero diretti da una società privata che qual è la Casa Legge Associati pone anche dei, degli interrogativi inquietanti sul concetto di eh, democrazia. A tal riguardo, e chiudo, cito quanto ci ha spiegato in aula e quello che dico è registrato. In aula Senato, un mese or sono dovuti in un certo dibattito, a un certo punto il capogruppo di questo movimento si alza e ci dice noi applichiamo il sillogismo politico. Dico, e che cos'è questa cosa? Sostanzialmente lui ci ha detto, vedete, se un cristiano, un cittadino è un elettore, un votante, un militante dell'X partito, sta a Roma. Se uh, un esponente di questo X partito di Milano, di Asti, di Canigati fa una cosa strana per il fatto stesso che tu cittadino romano sei afficionato di quel partito, tu sei complice, correo. Io mi permetto solo di dire che questo è il metro di giudizio che applica Erdogan in Turchia, per cui tu puoi non aver fatto il colpo di stato, però siccome se vocifera che più o meno la puoi pensare diversamente, io ti arresto. Non devo dire altro. Insomma. No, certo, no, ma infatti la cosa inquietante però è che in, in certi momenti nella vita di paesi eh, sembra quasi che una parte non ragioni e non si accorga di queste cose inquietanti. Cioè che ci sia una, che le dimissioni avvengono. noi abbiamo parlato di Renzi in diretta televisiva e, e vabbè. Ma almeno era una diretta televisiva. Ma che avvengano nel cuore della notte su Facebook o, o sui siti della Casaleggio, è ancora, è ancora peggio, mi sembra. No? Perché poi... Sono due facce diciamo, della stessa medaglia, nel senso di una, di una politica intesa. Nel caso di Renzi che tutto si possa comprare, vedere tutto quello che ha promesso nel corso di questa campagna referendaria, con, una, uh, con un bilancio dello Stato non presentato come la legge prevede, impone entro il 20 di ottobre, ma presentato, mi pare, 15 sì. giorni fa dove si chiacchierava e si vociferava di tutto, annunci di contratti chiusi, fatti, poi vai a vedere mancava la posta di bilancio, poi siccome hanno scoperto che in Italia ci sono diverse migliaia di persone che studiano uh, il violino, che lo, che lo usano, hanno detto a ah, chi si compra il violino nuovo 2500 euro, poi magari alle 500-600, adesso non mi ricordo bene, famiglie che hanno... Il, al loro interno un malato di slack, che purtroppo è una malattia gravissima, siccome sono pochi giustamente non gli si dà una lira, eh, e quindi questo è il renzismo da una parte, dall'altra parte c'è questa arroganza, se io o un altro mio collega o una persona che fa un altro mestiere usasse il linguaggio di Costoro, mi permetto di eh, sottolineare che un partito che parte, si fonda Uh, sul uh, Baffanculo dei insomma mh, sarà che io ho dei problemi con i gafoni quindi non, non, però insomma, di sì. che cosa, 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 di, di no, che cosa sì, ci lamentiamo perché... poi insomma? Io non so se fa... eh. volevo fare. Io fare solo una domanda. Poi... No, io parlo... No, no, parlo, però giustamente. No, no eh, solo eh, una domanda. Eh, vorrei... eh, però con, diciamo che è indispensabile comunque al di là della propaganda politica di questo periodo. È indispensabile fare una legge elettorale perché. Con le leggi elettorali che abbiamo si Camera e Senato, anche chi dice andiamo subito al voto, poi dopo il voto, con un, uh, non sappiamo poi come sarà modificato l'Italia dalla Corte Costituzionale, ma comunque per il Senato ci sarebbe un altro sistema elettorale, noi rischieremmo di avere due maggioranze o comunque di non avere una maggioranza e ci ritroveremmo eh, essere andati al voto e poi dopo. Non avere un governo oppure nuovamente, magari delle grandi coalizioni eh, quasi obbligate per non riandare un'altra volta al voto, che sarebbe una cosa abbastanza dannosa. Quindi c'è bisogno di una legge elettorale, e voi, eh, come Forza Italia che avete una forte rappresentanza parlamentare e il PD dovrete collaborare su questo. Cioè è necessario che ci sia almeno un momento di collaborazione, passati un po' i veleni di una campagna elettorale sul referendum, però poi eh, bisogna dare una legge elettorale al Paese prima di andare al voto. E ma questo... le leggi elettorali come poi insomma, è sempre avvenuto non nascono contro qualcuno no? nascono dalla uh, collaborazione delle forze politiche perché è uno strumento importante che consente... cioè, ma sono le regole del gioco esatto, avere... le regole del gioco devono essere un qualche cosa che è discusso, condiviso voglio dire, no? uno dei motivi per cui noi per esempio criticavamo questa, questa finta riforma è che è una riforma imposta dall'alto che contrariamente a quello che prevede la legge non è mai passata nelle commissioni competenti di Camera e Senato, nessuno l'ha mai votata nessuno l'ha mai discussa e quindi è chiaro che la legge elettorale deve essere quanto più possibile condivisa noi riteniamo che debba eh, essere di carattere proporzionale, perché poi voglio dire l'Italia ha una sua storia, una sua tradizione, una sua cultura, che vede nel, nel proporzionalismo la massima espressione politica. Il maggioritario, in salsa italiana, ha dimostrato che è fallito: il Presidente della Repubblica, nel fare le consultazioni che ha fatto adesso, per risolvere le 27, io stesso che faccio questo mestiere, credo in maniera non disattenta, me ne ero perso qualcuno per strada. Allora, dobbiamo fare una legge elettorale che non è contro nessuno, ma fotografa quella che è la situazione politica nel Paese, dove poi le aggregazioni si fanno ovviamente sulla base di programmi chiari e precisi. A tal riguardo è evidente che anche noi vogliamo andare al voto, vogliamo andarci con una legge elettorale che sia garanzia per i cittadini italiani che possono esprimersi come meglio, meglio riterranno opportuno. Nel frattempo chiaramente stiamo eh, ripressando quello che è questo governo, al quale ovviamente domani noi non, non, non daremo la fiducia, ma siamo ovviamente attenti. A, a quelle cose che eventualmente temiamo di no, visto che sono la fotocopia di quello precedente, ma insomma se ci sono cose che vanno a favore della nostra Italia, dei nostri cittadini, noi, questo non vuol dire larghe intese, non vuol dire cedimenti, non vuol dire niente di niente, è molto chiara questo aspetto. Però se domani mi presentano una cosa per la quale, che ne so, si abbassano le tasse, temo di no, perché questi conferenzi eh, pensano solo alle banche. Però laddove questo avvenisse, sicuramente, siccome noi siamo propugnatori di questa storia da anni. E se non siamo riusciti a farla nelle misure che noi volevamo fare, è perché il PD in testa e poi quell'atti ci hanno sempre massacrato nelle, nelle due aule. Noi non approcciamo a questa materia con il tifo che lasciamo alle nostre squadre di calcio, l'interesse interessa bene della nostra, della nostra, della nostra nazione e dei cittadini italiani, dopodiché certo vogliamo andare a votare con una legge elettorale che sia il più democratica possibile. Sì, e poi solo un'osservazione sul proporzionale che mi sembra la strada che stiamo scegliendo. Un po' tutti in, questa, in questo Lo periodo. So, io peraltro sarei per le preferenze, ma come ti raccontavo prima, qui in Italia come parli di preferenze? Di sì, si ritorna alla... no perché si dà il presupposto che comunque ci debbano essere dei ladri eh, o, o dei, degli imbroglioni, eh, ci sono, però insomma non è che non si possono fare le cose perché ci sono gli imbroglioni, No, però pensavo un proporzionale, se ritorniamo a quello che c'era così nella prima Repubblica, in realtà Rischieremo l'ingovernabilità nuovamente. Perché... Ma guarda, io non sono un grande fan della prima Repubblica, però essendo purtroppo vecchio d'età, insomma, no? eh, io ricordo che anche quando c'erano le crisi di governo, le crisi di governo si risolvevano in tempi tutto sommato abbastanza brevi, le leggi camminavano perché una legge eh, è più o meno veloce e si approva non in base al sistema di passaggio dal Senato alla Camera o viceversa, ma se c'è una forte maggioranza che consente il passaggio di quella legge. Adesso mi posso sbagliare di qualche giorno, ma che ne so, la legge Fornero, quindi le nuove pensioni, il disastro sociale, i 600.000 soldati, dei quali peraltro all'epoca, al netto delle lacrime della Fornero, negavano anche l'esistenza, per farla ci hanno messo due settimane. Per fare tutto il job act che doveva risolvere i problemi della disoccupazione in Italia, poi tutte le centrali eh, economiche datoriali hanno dimostrato purtroppo che così non è, ci hanno messo anche lì eh, dieci giorni, per le varie manovre per il mondo per Salvar Monte dei Paschi, banca rigorosamente di, di, di sinistra eccetera, ci hanno messo anche lì una settimana. Questo perché c'era una volontà. Quindi, i partiti, il problema è co, sulla base di cosa fai le alleanze perché sulla base dei programmi di quello che puoi fare fai le alleanze e quindi puoi avere numeri tali da poter, eh, da poter mandare avanti quelle che sono le leggi attraverso le quali tu devi attuare il, il programma con il quale ti sei proposto ai, ai cittadini italiani, io non ho paura del confronto perché poi voglio dire c'è la politica che ha come sempre avuto anche nella prima repubblica una una, una capacità di sintesi, ma del resto, signori, poi la politica la fai con quegli uomini con quelle donne che ci stanno. Tu giustamente dicevi prima, ah, ma poi no, ti dicono gli imbroglioni: si può, io, per cui io ho fatto il consiglio regionale, per qualche tempo l'assessore, il parlamentare, io come tanti altri. La realtà vera è che si può amministrare senza rubare, si può fare politica senza prendere per i fondelli il prossimo. Cioè, non è che c'è un libro che ti dice fa politica, significa, no. Dopodiché. E qui dipende come poi i partiti selezionano le classi di genere. Esatto, è un fatto eh, anche culturale, metapolitico soprattutto me, alla, alla se legge no, elettorale, a queste cose, cioè non no, è una legge elettorale no, che può un creare pro, un argine è un problema, alla, alla, alla mala politica c'è un cioè, problema di maggioranza problema. nella prima repubblica che pure io. Non, non, eh, non, non seppellisco tra le cose negative di questo Paese, perché... no, soprattutto visto poi quello che è accaduto dopo. Ricordiamoci, no, no, noi siamo usciti, anche quando questi parlano riforme, dire, di riforme, eh, noi siamo usciti da una guerra che abbiamo perso e quindi la nostra nazione era combinata come era combinata e siamo arrivati ad essere la quinta potenza industriale al mondo. Certo. Ora, Uh, dopodiché abbiamo visto il resto, con luce ed ombre. Secondo me bisognerebbe applicare alla politica quello che si applica nella vita, quello che mi hanno insegnato i miei genitori, immagino anche i vostri, applicare l'intelligenza dell'umiltà e l'equilibrio. Se si fa questo si fanno le cose semplici, se si fanno le cose semplici c'è il rischio che si sbuca in termini positivi da qualche parte. Se andiamo nel parolaio, nell'annunciare, del resto anche qui poi tocca... Mettere a nudo un mito, non quando io sento, no perché la politica, no, no fermi tutti, ci sta, non c'è la politica, ci sono politiche diverse e politici diversi, ognuno risponde del suo. Io oggi stavo nel mio ufficio alle 5 lune e c'era una manifestazione della Polizia Municipale i quali, no, i sindacati, parlavano e stavano raccontando, io l'ho sentito perché c'era il microfono, il megafono, dice, ah, noi ci hanno promesso prima del 4 no, che era pronto l'emendamento per fare, poi per consentire di fare il nuovo contratto, i soldi, dicono, ah, ci hanno preso in giro, perché quell'emendamento è stato bocciato, anche perché la ragioneria centrale dello Stato ha scritto, signori, attenzione che non c'è la copertura finanziaria, allora né a politica, vattela a prendere, con quella politica, con chi ha proposto e ti ha promesso quella roba, perché voglio dire, no, adesso non è che noi siamo bravi e lati sono tutti cattivi, ci mancherebbe il Signore, però facciamo che ognuno risponda al suo. Ah, non c'è dubbio su questo, perché, anche perché poi la cosiddetta società civile non è che sempre brilla... Cioè, ma se... ah, noi abbiamo, Io non difendo la mia professione, tu curi il giornalista, ma capito. Non è una questione, ma in qualunque professione, non è che puoi difendere tutto. Adesso ne parlavo altre volte dell'ospedale di Saronno, con il problema eh, di chi lavora in quell'ospedale è che non tutti sono come quelli indagati, per ora indagati perché diciamo pure… Quindi questo forse in parte è colpa del sistema complessivo informativo no? che abbiamo in Italia. Cioè, in Italia... Perché, i processi li facciamo subito a parte che se fanno sui giornali a prescindere da quello che accade dopo qui si combinano disastri non devo evocare suicidi e quant'altro poi di gente ha detto ma quello era innocente però fa più notizia il professionista che fa cose strane, non magari i 10.000 professionisti che ognuno per il suo... Uh, fa più notizia l'infermiere o il dottore che fa cose strane o omicidi, non fanno notizia i 10.000 no, addetti sanitari che operano. Quelli che stanno fa... nei pronto soccorso e eh, eh, che hanno esatto. visto delle cose... Perché, perché ai, confini, ave... ai confini del sì, mondo. avendo eh. un anziano e qualche volta di corsa nel pronto soccorso ho trovato delle persone molto... Abbiamo una telefonata, pronto? È in linea? Pronto? Sì, buonasera. Sì. Volevo fare una domanda sulla legge elettorale che insomma si spera verrà votata al più presto. Ecco, voi qua pensate che alla fine verrà votata? A capire se ritorneremo mai alle preferenze oppure dovremo accontentarci di avere parlamentari scelti non da noi. Grazie. Grazie. Sera. Prego. Beh... Dunque, allora per quanto mi riguarda, neanche farla apposta, io proprio poc'anzi ho detto che in tema di legge elettorale... Io sarei per mettere le preferenze dappertutto, nel senso che poi ogni cittadino si sceglie sia il partito che il candidato che ritiene no, uh, di dover scegliere, di dover, di dover votare. Con l'aria che tira che passino le preferenze la vedo una roba un po' complicata, auspicabile ma complicata. Rispetto alle, alla schifezza che ci hanno messo fino, sotto il naso fino adesso... Se già si imboccasse la strada di un sistema proporzionale, togliendo i capolista bloccati, uh, togliendo il uh, ballottaggio, consentendo quindi uh, che, uh, la possibilità che ogni partito all'interno di una coalizione si appalesi per, per quello che è e quindi poi vada a pesare per quello che realmente, per quello che realmente rappresenta, diciamo che staremmo, staremmo un, pa un passo avanti. Dopodiché, quello che accadrà è una cosa che noi, come tutti voi cittadini, andremo a vedere e a seguire di giorno in giorno perché siamo in una fase talmente, talmente convulsa, talmente caotica, dove accanto alla lotta della sopravvivenza per la sopravvivenza, per carità comprensibile di Renzi, poi si innescano altro, altro tipo di, di meccanismi. Noi siamo, ripeto, per le cose molto semplici ma molto chiare. In tema di legge elettorale, se già si riuscisse ad arrivare. A quel risultato staremmo un pezzo avanti. Ma un premio di maggioranza? Puoi anche immaginare un premio di maggioranza, come peraltro hanno eh, sottolineato i vari, vari costituzionalisti, basta che sia una cosa eh, contenuta. Nell'Italico tu sai che passate i ballottaggio eccetera, se tu arrivi e prendi il 25-26%, certo. te prendi tutti la maggioranza dei parlamentari, attraverso questa ti eleggi il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale, e a cascata uh, tutte le grandi cariche dello Stato. Era il motivo per il quale il Renzi, che era la versione fiorentina del Marchese del Grillo, pensava di fare bingo, banco e, e banco adesso occorre ripristinare un'altra cosa ma non perché devi, ripeto come dicevo sta contro qualcuno, ma devi fare una legge sociale il più possibile condivisa e che fotografi la situazione politica mm. che esiste nel paese ma c'è perché oh No, sì, sì, sì. no cioè, dico perché adesso il Movimento 5 Stelle sono no, i più strenui non... difensori dell'Italicum perché ormai visto ma che guarda, nei ballottaggi guarda, hanno guarda, sfettato... io rimango per esempio alle ultime amministrative su 1300-1400 comuni di varia grandezza dove si è andato a votare il Movimento 5 Stelle ha presentato liste neanche 300 comuni. A Milano, la poverina che hanno loro scelto, poi loro stessi l'hanno cambiata. Non è che l'hanno cambiata, l'hanno descritta e, sì. in un certo modo, per cui voglio dire. La realtà è che dove si va a votare in situazioni anche di dibattito politico, di confronto e di scontro molto duro, si è poi fatta fra coalizioni possibili, rappresentate da persone normali, con programmi. Poi voglio dire la gente è in grado e in condizione di scegliere. Ti segnalo che nei cinque comuni dove mi sembra si è votato un mese fa in Friuli Venezia-Giulia, quindi in una regione amministrata dal centro-sinistra, con cinque comuni ad amministrazione uscente di centrosinistra e addirittura uno Monfalcone dove c'è la cantieristica italiana, certo. dove lì non è che c'era il centrosinistra, lì c'era il monocolore del PC e poi di S e dico, hanno perso in tutti e cinque i posti e ha vinto il centrodestra gli stessi capoluoghi, noi ovviamente abbiamo molto ci mancherebbe sottolineato quel disastro che è avvenuto a Roma, però segnalo fra l'altro che noi avevamo prima delle elezioni due capoluoghi di provincia adesso ne abbiamo 19, più una serie poi giornalisticamente parlando anche giustamente fa più notizia no, che, no, però... Però... il problema è che nei ballottaggi dove arrivano al ballottaggio l'italicum di fatto lo prevede o lo rende quest'italicum che probabilmente non ci sarà più ma insomma quello che che È stato votato, prevede il ballottaggio e fino adesso nei ballottaggi il Movimento 5 Stelle, anche dove non arriva primo, arriva molto staccato dal secondo, riesce a vincere perché sfrutta probabilmente i voti del terzo che ha perso, sì, è successo poi, a Roma. È successo a Torino non... a Parma per esempio. Sì, sì, ma poi abbiamo visto poi firme false di Tutto a Murano. In... Ma comunque, a parte questo, è che comunque è un sistema che. Che è il motivo principale è il noi siamo contro, perché è un sistema che penalizza fortemente la partecipazione. Certo. Partendo da Roma, quando io sento dire ah la signora Raggi ha preso il 67%, non no, il manco del 40%, eh. il che significa che tu hai eh. più dei tre quarti della città che o non ti ha, ha votato o non è andata a votare. Noi dobbiamo avere un, un sistema elettorale che fotografi le situazioni politiche e consenta il massimo della partecipazione. Se tu poni, dei, 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 io per esempio, no, al ballottaggio di Roma sono andato a votare, ma perché voto? Va a cioè, No? Allora tu invece devi mettere un sistema dove consenti a tutti Poi puoi immaginare delle, eh, delle soglie di accesso, il 3%, il 4%, per carità di Dio, però più si. Fa... La, la democrazia è partecipazione, quindi tu devi creare una legge che consenta al massimo la partecipazione. Non una legge, no? Ma non è che tu la devi fare perché hai paura di confrontarti con Grillopoli o con chi diavolo sia. Tu devi partire dal presupposto che deve essere una legge democratica che consente il massimo della partecipazione popolare. Quello è l'obiettivo. Poi la gente. Sì. No, io sono, sono assolutamente convinto, infatti sono, sono anni che dire, registro un po' tutti i limiti del maggioritario proprio del discorso. E su questo un po' la destra dovrebbe fare un po' d'autocritica perché si, si batté nel eh, famoso non solo, referendum. Non solo la destra, eh. Sì, però in maniera molto entusiastica per questo modello che abbiamo visto. Come disse visto. Calderoli eh. al Senato eh. tempo fa, disse signori e porcellum, per carità di Dio. Io sicuramente ne sono il padre, ma è una legge che ha tante madri. Eh, sì, eh, lo so, lo so. E però restando su questo spauracchio, diciamo così, dei 5 Stelle, perché tale è, insomma, è un partito che seleziona la propria classe dirigente su, su internet, facendo delle... So, ne potremmo dire tan tante, però ecco, io volevo chiederle, senatore, non trova che... Un po' l'ambiguità, se vogliamo, anche di Forza Italia su Renzi e sulla riforma in particolare, anche sul referendum, abbia, un po', abbia aperto un po' come dire, abbia lasciato il terreno dell'opposizione eh, ai 5 Stelle, vabbè, in parte anche la Lega Fratelli d'Italia, in maniera diciamo così, meno, meno evidente. Ne hanno, ne hanno beneficiato soprattutto i 5 Stelle, perché lo stesso Berlusconi insomma, è stato percepito un po' così nella narrazione mediatica. Poi, come una sorta di padrino politico di Renzi, eh, pochi giorni prima del voto anche al referendum eh, circolata questa sua battuta, ah, in questo momento voterei sì al referendum. Insomma, non trova che ci sia stata un po', un po', po poca incisività nell'opposizione a Renzi, al Renzismo. a, 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 questo, a questa sorta di. di, 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 di di congresso permanente del PD che da un po' di anni noi vediamo, non trova che ci sia stata poca, poca incisività nell'opposizione di Forza Italia in particolare, nell'opposizione azzurra? Ma, dunque diciamo questo, vedi Berlusconi come persona, eh, non è una persona cattiva, estremamente spregiudicata, cosa che invece è Renzi. Renzi è uno che te punta, te mira, è uno cattivo pensa che io, come ho detto prima non so se è già venuto sono fra quei senatori di Forza Italia che non ha votato la, la riforma proposta ma l'ho messo per iscritto non è che ho fatto il franco tiratore insieme a altri sette, 8, non mi ricordo di dopodiché Berlusconi riteneva forse anche intortato da Verdini da tutti questi guarda poi oggi da che parte stanno c'è cioè oggi da un po' di tempo e pensa che lui si è convinto che alla fine non era possibile alla diciottesima volta, proprio contate e ci sono le carte scritte per la serie Carta Canta e Villandorme che si facevano le riunioni no, con Renzi cioè si stabilivano delle cose di vero tipo genere e specie alla riunione dopo Renzi le cambiava in maniera unilaterale. alla diciottesima volta Berlusconi ha detto basta, no, non è possibile questa cosa io, che sono un modesto artigiano della politica, faccio semplicemente una considerazione. Ricordandomi di quello che Renzi ha fatto e ha detto, prima ha detto e poi ha fatto al povero Letta, caro Enrico, stai sereno, e esattamente 48 ore dopo l'ha trufolato nei modi. E ne... Signori, una roba del genere, io non l'ho vista fare manco nella prima Repubblica, dove c'erano gli scontri, ma la parola era la parola e alla fine qua roba. Da uno che ti si comporta così, con un amico tuo. Ma che diavolo d'accordo vuoi andare a fare? Tant'è che poi abbiamo visto il disastro. Sì, però è quello che dico. Eh. Dopodiché che cosa avviene? Avviene che dentro Forza Italia cioè, ci sono sensibilità diverse. Io vengo dall'Alleanza Nazionale. Sì. E chiaramente che cosa accade? Che eh, quando noi siamo presenti e facciamo iniziative, io l'ho visto anche adesso in ultimo referendum, no? sostanzialmente che in maniera sistematica faceva una serie di roba, Miguel Gasparri, poi altri facevano un po' di qua, un po' di là. Forse perché abbiamo anche un seguito, nell'assoluto rispetto di tutti, per carità, abbiamo forse un seguito un po' diverso. La storia. Ma la storia non lo so, ma la cronaca quantomeno ce l'abbiamo. <ride> ah, Dopodiché è chiaro che messaggi, eh, sba, al nostro modo di vedere, che hanno, hanno creato confusione, ci sono, ci sono, sicuramente, ci sono sicuramente stati. Eh, questo è ovvio che ci ha, ci ha penalizzato. Dopodiché noi diciamo che dobbiamo essere assolutamente granitici nel no a questa marea di schifezze che ci viene propinata, immaginando che stiamo all'opposizione rispetto a al qua dato non si possono fare sconti però immaginando anche che noi siamo una forza che ritornerà sicuramente a essere di governo, quindi dobbiamo avere la capacità sicuramente di parlare anche alla pancia delle persone, di fare i comizi, ma poi rispetto ai vari problemi che sono in campo, cioè dare, fornire poi delle soluzioni, perché se no dice oggi seguiamo la pancia, ma andiamo a quel paese tutto, carte 48, benissimo, stupendo, poi che se fa? Avendo peraltro a tal riguardo la coscienza per certi aspetti esposto cioè adesso rispetto a questo fenomeno drammatico di gente che arriva in Italia dappertutto, no? eh, io mi permetto di ricordare che noi facemmo gli accordi con gli stati dell'Africa del Nord mandando là le nostre imprese, quindi consentendo ai nostri imprenditori di guadagnare, creando là dei posti di lavoro. E, e l'Italia quindi è entrata nel sistema africano dell'Africa del Nord non con i armati ma con il lavoro no? certo. a quel punto americani, inglesi, francesi scoprirono che Gheddafi era un dittatore ricorderete che Gheddafi a quell'epoca era più un fenomeno da baraccone quando Gheddafi era il capo vero e finanziava il terrorismo internazionale quelli che facevano affari con quel Gheddafi erano i tedeschi, i francesi e certo. inglesi, che poi provarono a dire a Berlusconi tu adesso devi fare la guerra ricorderete che Berlusconi non mandò a bombardare no? Questo è per un anno e mezzo fu stretto, sono... ha, ba... no, ha dato la le basi base. logistiche. Eh, Ho capito. Gra... Anche lì, però, dal mio Vabbè, punto di non... vista è un scivolone, anche la cosa. ti scordare non che poi, come ti ha scritto Friedman, che certo non è un amico nostro ed altri, era già partito il complotto internazionale perché. Eh, 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 assumendo quella posizione rispetto al tema guerra, volendo fare gli accordi con la Russia per consentire all'Italia che ha il costo energetico più caro al mondo. No, e quindi questo significa sottrarsi all'egemonia delle multinazionali del petrolio rigorosamente governate da Obama e compagni e quindi dalle banche d'affari eccetera terzo, l'aver portato in Europa per farsela approvare nel 2011, noi andammo via poi, questo lo facevamo a novembre noi andammo via fino a novembre, dicembre una finanziaria che non metteva le mani in tasca agli italiani ma proponeva una tassazione diversa su banche grandi centrali finanziarie e grandi assicurazioni a quel governo è arrivato Monti che doveva salvare l'Italia, guarda un po' che è successo, hanno tolto quel tipo di tassazioni sulle grandi centrali finanziarie, cioè, ci hanno ridato l'ICI, LIMO, la tassa no, sulla successione, tutta roba <coughs> abbiamo tolto, questo per dire cosa? Quando si governava potevamo fare di più e meglio, probabilmente sì, però alcune cose sono state fatte. Poi non vi voglio tediare, vogliamo parlare di pensioni, vogliamo parlare di disoccupazione, vogliamo parlare di tassazione, parliamo di tutto quello che ci pare. Io so che ci sono, e qui torniamo, politiche diverse, gente e politiche che hanno limitato la tassazione e altri che si sono inventati pure la tassa sui ballets. Una recente proposta del PD è tassiamo i proprietari di cani che hanno cani non sterilizzati. Uh... L'unico intervento negli ultimi vent'anni sulle, sulle pensioni più basse, quei 300 euro, portate a 536 euro, guardate chi, andà, chi le ha fatte. E il resto, signore come dice Califano, è noia. Poi potremmo parlare di tutto, per carità di Dio. No, io sostengo una cosa sull'opposizione, perché forse sono anch'io figlio di un'altra generazione che almeno apparentemente... Non ricordiamoci la nostra età. No, però che almeno apparentemente manteneva un tono. cioè Si può dire no, ma non c'è bisogno sempre di urlarlo e di salire su un tavolo. Eh, noi forse abbiamo avuto un'immagine in cui l'opposizione deve essere per forza l'ullo, deve essere per forza il gesto clamoroso, deve essere per forza Poi la, la sceneggiata no, Sì, no, vabbè, però quel no deve essere detto in maniera sì, diciamo inverrabile, ferma. Eh, certo. Ma mi sembra che nell'ultimo anno Forza Italia abbia fatto l'opposizione però fare opposizione, io sono d'accordo con una forza d'opposizione che aspira ad andare al governo deve essere anche una forza responsabile Ma sì, cioè, nel senso che deve avere anche la capacità di proporre quello che però indubbiamente eh, Forza Italia ha pagato è il fatto che nella percezione eh, praticamente sono stati coloro certo. che hanno contribuito a scrivere quella riforma che poi invece certo. hanno sì, osteggiato sì, in Parlamento questa cosa eh, insomma, andava in qualche modo evitata andava spiegata quantomeno meglio peraltro quel, meglio. la riforma originaria la quale, ripeto, io è per quello che vale, ma insomma certo, rimangano. No, ma... vale molto dal mio punto di vista. Eh, guarda cioè, che poi, perché... però, è stata perché... cosa diversa certo, da quella è che coerenza. ti sei trovata. No, ma è stata poi una delle tante 18 cose cambiate, è stata una cosa diversa da quella che poi è stata portata all'attenzione del referendum. Poi voglio dire qui. Voi ricorderete che noi nel 2006 proponemmo una riforma, peraltro passando per la Camera e per il Senato, che già all'epoca proponeva un 30% di parlamentari in meno, ma eletti dagli italiani, competenze specifiche in capo a Camera e Senato, competenze specifiche in capo al Premier peraltro eletto dagli italiani. Certo. Eh, eh, e le regioni? E c'era quel discorso sulle regioni. Eh, L'equilibrio che... di poteri nei confronti delle regioni, il cui meccanismo okay. eh, inventato avvenza. è stato quello della riforma del 2001, voluto dal centro-sinistra. Eh che infatti, no, che anche adesso in questa riforma veniva in qualche modo rivisto, ma è un problema... Senza dopo. toccare le, statu le, 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 le regioni del statuto speciale che oggi non avrebbero una, una loro ragione d'essere, ma partendo dal Trentino Alto Adige, Renzi gli ha detto, no, continuiamo a darvi soldi, anzi ve li aumentiamo, e in più, per non farsi mancare nulla, toglieremo i nomi italiani alle strade e ci mettiamo quelli tedeschi. Vabbè, ma quello è un marchettificio elevato al sistema politico, quindi... Sì sì no, parliamo di regione a Sedato speciale, pensiamo alla Sicilia con quello che comporta, perché poi non è che quelli sono i soldi. Ma questa è roba che aveva essere nel dopoguerra, fino sì. agli anni 60-70, oggi c'è una realtà diversa e quindi credo che senza che nessuno se ne abbia ad offendere, anche perché non tocchi i diritti di nessuno, è un sistema che va, che va rivisto, c'è poco da fare. Eh, certo perché noi che adesso abbiamo province e regioni, poi le regioni con i poteri che... Che hanno, che hanno conservato, che sono alcuni assolutamente non fuori luogo. Non a caso è quella riforma che fece il centro-sinistra nel 2001 sperando di ottenere il consenso della Lega eh, per, per vincere un'elezione che era apparentemente era evidente che avrebbe perso. Però ecco, noi abbiamo um, province che visto che la Costituzione è stata cambiata, ci sono, adesso c'è questa cosa un po' anomala di questa provincia che viene nominata. Ma lì hanno te... cambiato solo il nome perché un'altra finta riforma, ma la cifra di quella riforma te l'ha data Che Zaloni in un suo meraviglioso film dove apre il film dicendo pronto? Qui è la provincia di Bari, chiude il film, pronto, qui è l'area metropolitana di Bari nel senso che i costi, come peraltro ha scritto la Corte dei Conti i costi sono esattamente rimasti uguali perché i costi delle, delle province poi aree metropolitane, come poi quello del Senato laddove fosse scomparso sono quelli derivati dal personale, gli uffici cioè tutta roba, a no, tant'è che la regione centrale dello Stato, da, dico bene, la regione centrale dello Stato, il tema di Senato ha scritto a Renzi una lettera molto garbata guarda che non sono questi i soldi che tu dici ma al massimo sono 47 milioni peraltro poi non sarebbero stati neanche quelli perché al Sindaco, così regionale che da Osta, da Canigati, eh, poi la Diario uno che risponde al telefono insomma, quindi, vuol dire, quindi tutto è balle dopodiché questo, peraltro l'hanno trasformato in aree metropolitane, segnalo che in Europa le aree metropolitane sono non mi ricordo se 6 o 8 Renzi in Italia mi pare che ne ha fatte 15, eh, 16, 17 eh, eh. cioè, che già te farite voglio dire e anche lì hai questo filo rosso proprio del centrosinistra, dove il cittadino non è chiamato a votare, non si vota cioè, cioè, i rappresentanti dell'area metropolitana, non avrebbe no. votato i senatori anche per elezioni. presentare le cosiddette leggi di iniziativa popolare, dove fino ad oggi, avendo vinto il no anche adesso ti organizzi, raccogli 50.000 firme, le porte l'attenzione uh -huh. di Camera e Senato, laddove fosse passata, uh, avesse vinto il sì, tu dovevi raccogliere 150.000 certo. firme. Ma se Renzi la democrazia, no, diciamo che il, il dato positivo è che gli italiani non si fanno più infinocchiare che da questa... 50.000 firme era eh, diciamo una cosa perché poi alla fine le proposte non vengono quasi mai prese in considerazione. Poi del resto io penso che i cittadini... Dovrebbero avere nella, negli parlamentari che eleggono io questo sulle preferenze sono d'accordo nei parlamentari che eleggono il loro punto di riferimento. Vabbè, non... però sono forme di democrazia che tu vai a tagliare in un momento come questo Vabbè. in cui tira un vento, diciamo, di antipolitica, perché anche questo va tenuto in considerazione. Cioè, sì, tu vai a restringere spazi di partecipazione, però poi non ti puoi però... Se, se si sono mobilitate insomma... In se, io modo... mi, se io mi do da fare, raccolgo 50.000, 60.000 firme, 70.000 firme, mi impegno io insieme ad altri, le portiamo in Parlamento e vengono praticamente ignorate completamente. Sì, e ancora ehm. peggio. Sì però quante sono le leggi di iniziativa popolare che sono state... Non imprende? sono neanche state molte per la Tre. verità, però sa, io sono sempre dell'avviso, no? è come quando devo fare la doccia, io lo voglio fare lievitato, caldo, perché l'importante è avere la manopola in mano. Se c'è uno strumento, un po' quello che dice lui, che comunque è una forma di partecipazione, perché? poi vediamo che succede. Ma perché devi negare? Cioè, perché? Io, sotto questo profilo, sarà che ammene insegnato che la politica è confronto e quindi la possibilità di creare tutti i canali possibili di partecipazione, di incontro. Io so, sono per favorire no. tutto questo, io, poi, per so, carità. Anch'io, soltanto che ripeto ancora, senza guardare la carta d'identità, venendo da un'epoca un po' diversa, in cui ero abituato a vedere i parlamentari di tutti i partiti o comunque dei partiti che hanno una rappresentanza popolare, eh, avere delle sedi, avere degli esponenti cioè. politici che parlavano con le persone, con i propri elettori, ma non solo con i propri elettori, perché poi il parlamentare di un paese parlava con tutto il paese, anche con cioè. quelli che non l'avevano votato, che cioè, diventava, diventava ah, di un poteva essere in qualche modo eh, il rappresentante vero di una comunità certo. questo accadeva in tutti i... a oggi che, salvo eccezioni mi sembra che invece mh, tutto funziona in televisione mm -hmm. o su, per certo. chi ci fa, su social network per alcuni eh, noi per sapere una dichiarazione di qualcuno le vediamo su twitter o su facebook no, non dico il comizio che è un vecchio Crea sistema una cosa peraltro poi anche questa a mio modesto modo di vedere se è solo quello che ti diventa una roba antidemocratica, perché poi io lo vedo, voi siete giornalisti e quindi in quanto tali attenti osservatori delle realtà, eh, ci sarà un perché tutte le trasmissioni no, di, di dibattito poi hanno un crollo vertiginoso, eh, certo. perché alla fine chi lo guarda, qualche tifoso di questa uh, o quella formazione, lì finisce, l'opinione pubblica tu la vai a fare quando discuti, nella, che, quando vai a fare la fila alle poste, piuttosto che va a fare spesa al mercato. E io credo alla fine, in qualche modo, la vittoria del no è stata questa, perché se si pensa alle forze in campo, il 95% dalla carta stampata e televisiva. L'Osservatorio di Pavia, che non è la sezione del mio partito, ti ha detto, certificando i vari spazi, che il 65-70% era occupato solo da Renzi, in quanto premier, in quanto segretario del PD. 30% tutto il resto del mondo PD dico preso. E allora. Se tu consideri questo vuol dire che invece quando ti metti in mezzo alla strada a parlare con quelle persone no? e, e gliele spieghi giustamente le cose, poi alla fine il messaggio faticosamente non ti dico di no, ma arriva. Ma o si torna a quello? Certo. Perché se si pensa che basta la comparzata in televisione, mandiamoci le veline, sono anche più gradevoli. Quindi, sì, insomma, sì. No? no, ma lo tipo sai anche crolla crollo appunto di no, questo tipo comunque... no, di questo tipo di trasmissione, io personalmente certo. ne vedo poche perché poi alla fine, un po' anche perché i toni quando queste trasmissioni fatte con 10, 15 persone per cui diversi un numero strillano tutti è volutamente è volutamente sì, però non è un momento di discussione sì. o di confronto, è un momento di urlo, chi urla più forte, chi usa una parole processa, più forti. È, forte. è sì, volutamente tutti... caotico, per cui la ma io proprio in questo senso, una volta poteva capitare che tu avevi un problema o comunque una rabbia, c'era un'assemblea una, un pubblica di un partito, qualunque esso sia, facciamo perdere i momenti di tensione peggiori dove uno di destra cioè, non sarebbe mai entrato in una eh, sede o, o, o anche in una piazza occupava da sinistra e viceversa, però soprattutto a livello periferico, perché non cioè. è solo Roma, c'era ne... la possibilità di, del cittadino che andava lì e si trovava l'esponente politico e magari lamentava la sua cosa oppure addirittura un comitato un gruppo di cittadini che aveva un interlocutore che aveva la possibilità di partecipare eh, eh, quindi... eh. Non solo passiva nel cioè, senso che guardi la televisione, sì. ti viene rabbia, vorresti dirgli qualcosa a quello e non lo puoi dire perché tu stai lì dall'altra parte eh, dietro il video. È in questo senso, che, però, credo che ormai il tempo sia passato. Cioè questo non ritornerà più. Un pezzo, un modo di far politica, diciamo che oggi sicuramente risente da, da un'epoca, da una realtà che è cambiata. Io, Oggi una volta c'erano le sezioni, io non ho niente contro le sezioni, cioè mancherebbe il Signore, però tu pensa alle grandi metropoli, guarda Roma, no? una volta fino a pochi anni fa la gran parte del, del, del tessuto sociale e lavorativa di Roma erano impiegati statali per statali, che in linea di massima lavoravano fino all'una alle due, poi chi voleva fare un po' di straordinario. Oggi tutti lavorano fino alle 5, alle 6, conseguentemente tu non ritorni più in zona o in sezione a casa alle 4, alle 5, ma ci torni alle 7, eh, alle 8. No. La sezione era un momento di formazione, e formazione. Oggi con i cellulari, puoi leggere tutti i giornali, eccetera. Allora oggi in maniera intelligente, eh, io lo vedo, e eh, certo non sono uno schiavo della modernità però utilizzando Facebook in un certo modo, mandando tutte le settimane a casa chi mi fornisce le mail, informazioni, notizie, siamo questi, famo qua. Io vedo che poi la gente mi risponde. Cioè io vado mediamente in vacanza 10 giorni, 12 giorni, a ridosso di Ferragosto, fine agosto. Sono tornato in ufficio il 2-3 settembre e ho ricevuto 455 mail. Che non erano dei auguri del Boravaglio, ma di gente che ti Questo per dire che la gente non è che è stufa della politica, però se tu gli stai no, vicino, sanno dove trovate sarà che io pure sono un unico numero di cellulare dal 2000, aperto pure la notte, e questo voglio dire nel giro si sale, te la gente ti raggiunge, ti chiama, ti fa... Poi deve santa pazienza ovviamente, eh, come dicevi te, stai a sentire, ma io penso anche, non è che chi fa sto mestiere gliel'ha ordinato il dottore, guarda siccome sta dicendo l'influenza certo. fa politica, no? Se te di farlo, fallo, evitando di fare disastri, no, ma in questo dicevo, applicando un minimo di equilibrio, però eh, per tornare al modo di fare politica oggi questo è un elemento che c'è. Non credo solo al messaggio televisivo, non credo allo spot tutto questo sta dentro una roba per cui la gente sa chi sei, che fai e dove stai che ti sottopone una riflessione, anche una critica, ci il signore dire. però questo vedo, vedo se lo ti metti in santa pazienza poi certo ragazzi siamo in una fase assolutamente caotica l'Italia non da ieri è al centro di una epoca di trasformazione convulsa guarda quello che succede alla chiesa no? quello, voglio dire, no? è una trasformazione, una transizione che non è iniziata ieri e temo che non finirà domani mattina che però la politica secondo me dovrebbe cercare anche un po' di governare perché se no altrimenti ma dopo che tu bombardi per anni no? la casta, la casta, la casta e quindi no, non capendo che chi fa la guerra la casta è perché sono i soliti gruppi che dicono senti a te ti faccio eleggere io però la mano darsi quando lo dico io perché comunque la democrazia è controllo l'avere le camere, discutere, comunque intervenire anche potendo modificare eventuali errori, cosa che a noi ci è capitato non più tardi di 20 giorni fa, dalla Camera è uscita una roba che se fosse passata così ce la bocciava l'Europa perché era scritta male contro lei e avrebbe eh, tra l'altro prodotto l'effetto di danneggiare il nostro sistema produttivo, nella fattispecie quell'agricolo, ed esporlo più di quanto già non si è esposto alle invadenze di tutte le produzioni più strane e, e, che venivano da, 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 da fuori i confini. Però signora, la, politica, la, politica, la politica è questa, voglio dire, no? poi governare i processi e tentare di eh. diventare, mi ricordo a posto parlavamo della società civile, tu parlavo con un magistrato che mi diceva, ma, se non so, ma lei si rende conto che eh, l'80-85% dei processi oggi, per vari motivi, eh, in, in essere sono derivati e in capo a persone che fanno parte della società civile. Ah, certo. cioè, una volta dieci anni fa, 15 anni fa, magari il rapporto era diverso, c'erano più di mezzo. oggi invece perché ormai il direttore è libero, si sente affrancato e quindi ritiene di fare. Io adesso mi ricordo quando col governo Berlusconi abolimmo, mi pare, 360.000 leggi e regolamenti, ci abbiamo messo tre anni. Perché abbiamo dovuto audire tutti i direttori, i vice direttori generali, i quali avevano capito che più facevi carezza nel variegato mondo delle leggi, più gli sottarivi potere discrezionale. E' eh certo. Infatti, infatti, questa è una mia battaglia che io porto avanti modestamente, perché la casta e la politica è l'alibi per tutti gli altri, no? è come il ladro che ruba, dice ma c'è la mafia, certo c'è la mafia, ma se te rubi devi essere certo. punito. Il fatto che tutti dicono che c'è eh, la politica sì. è l'alibi per tutto il resto... Come la storia dello stipendio dei parlamentari? Certo. La gente non sapeva, forse anche adesso qualcuno non lo sa, che quando no, tu leggevi no, anni fa <ride> i parlamentari si sono aumentati lo stipendio, la gente non sa che il meccanismo com'era. Il, il, lo stipendio del parlamentare è agganciato al capofila, che sono gli stipendi dei magistrati. Qui c'è stipendio dei magistrati, ai quali sono agganciati quelli parlamentari, ai quali sono agganciati quelli regionali. Col governo Berlusconi noi facciamo una cosa molto semplice: cari magistrati, rispondete del vostro laddove decidete. E tagliamo questa storia qua. Però, agli occhi del mondo, sul giornale non andava i magistrati se sono aumentati o stipendi. Certo, i parlamentari. All'epoca i parlamentari. Che tra l'altro, i parlamentari, se non ricordo male, io. Sono giornalista parlamentare dall'84, quindi un E qui, dai, hai visto. Eh, sì, ma i parlamentari addirittura dovevano fare un provvedimento per adeguarsi certo. all'aumento. Non era poi così automatico, c'era cioè una fase. Ma l'automatismo che tu non potevi non farlo, non poi potevi? No, non lo faccio. Certo, ma addirittura avveniva anche un anno dopo. È è... i magistrati all'epoca, mi ricordo, era... seppure si se incavolavano, perché a quel punto non avevano più l'alibi, il velo che li copriva. certo, non a caso. È vero, io non è che voglio difendere la politica in sé, però eh, eh, alcuni pubblici dipendenti... No, perché in certi casi è proprio indifendibile. No, Anche eh, questa storia storia però... dovrebbe, cioè adesso è scoppiato recentemente proprio questo questa, 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 questa battibecco, non mi ricordo su quale programma televisivo fra Giordano e Lamberto Lini. L'avrete so, seguito. No? Lamberto Dini mm. che ha collezionato una cosa come 3-4 vitalizi, insomma, sono delle cose però che, però, la gente, che poi ha alimentato, hanno questo, alimentato questa, questa sottocultura, su, se volete, antipolitica. Però poi, su questo c'è tanta demagogia, eh, perché, tanta perché poi demagogia, se uno ha delle pensioni che è matura per aver versato al di là della politica, insomma, io che, credo che quello sia legittimo poi bisogna. Eh, però in un momento di questo tipo eh, cioè, ehm, no, è, è chiaro eh no, che poi vabbè. voglio dire un senso di giustizia socia sociale si misura anche su queste cose. Eh sì, tu non sì, puoi aver collezionato persone... tre vitalizi e avere delle pensioni da quanti... 20.000 euro al mese. Cioè, eh, non... sì, ma di quante persone in Italia stai parlando? Sì, no, eh, stiamo da parlando. Di che... Non è questo che risolve il problema. io posso pure essere d'accordo con te, anche perché sì. io quello che penso sempre, ma poi quei soldi se fai una vita normale, ma non è manco il tempo di spendere certo. Ma detto questo, io mi pongo il tema, come giustamente diceva il direttore, ma se quella roba è stata maturata sì. in base alle leggi, quindi vacando, versando, dicendo no, sì, anche a noi c'è capito. No. Versando un come minimo rispetto a quello che poi si. No, no, perché no, tre vitalisti. No no, sì, no, no. no, no. Ragazzi, il minimo le era le... solo no. i bei pensionati della legge Andreotti che andavi in pensione con 19 anni, il resto no. Noi stessi, non mi ricordo da quanti anni. Noi siamo equiparati no, alla, ai, ai direttori lì dello Stato, quindi noi paghiamo no, eh, quello che è giusto fare, cioè non ci sta più sta, sta faccenda. Dopodiché, Te lo dicono le leggi, non le che te lo dico io, io posso dire no, applichiamo, noi da, 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 da diverso tempo. abbiamo... Sì, però te... andrebbero riviste queste leggi, eh. perché non è possibile che eh, in però... una famiglia normale le pensioni non possono no, essere No, però accumulate. questa, scusami, la vedova che perde... No, parliamo proprio di cose molto, molto semplici. Però no? questa, lasciamo perdere le, 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 eh. le pensioni. Queste sono le cose che poi ciprina. determinano, però se io determinano penso... certi fenomeni. Come Ma se io... Per 30 anni o 40 anni, 2000 euro al mese, 3.000 euro al mese di pensione, inevitabilmente, giustamente, la mia pensione deve essere diversa da chi ha versato niente o poco, perché anche le, molte delle pensioni minime, eh, diciamo, io lo posso dire che non faccio politica, non cerco voti, eh, ma. So anche di gente che non ha versato niente perché probabilmente ha lavorato in nero e in vaso, perché se uno ha lavorato 30 anni o 40 anni non può andare in pensione con 500 euro al mese. Evidentemente se ci va è perché non ha versato perché non ha. E, e quindi perde pure quante Sì, sì, e... ma adesso non voglio, non voglio entrare in un meccanismo così preciso, però qua dico la casta: perché poi quando si parla di direttori generali, di funzionari dello Stato che guadagnano. Molto, ma molto di più di un parlamentare e hanno questa cosa a vita, non ne devono rispondere a nessuno perché un direttore. Adesso è stata pure bocciata la, la cosa. Un direttore generale che guadagna 200.000 mila euro l'anno eh, e lo fa per, eh, a vita perché nessuno mette più in discussione il suo ruolo, un parlamentare meno male dovrebbe essere rieletto, eh, mentre questo. Sta tranquillo fino alla pensione. No, ma poi tra eh, abbiamo funzionari dello Stato una... che 400 mila euro al, all'anno guadagnavano insomma anche di più. Eh. E quindi... Ma io sai sono anche dell'avviso che soprattutto in alcuni posti ragazzi eh, o ci mandi persone che voglio dire hanno sì, allora la selezione allora, no? e che devi selezionare devi poi controllare rispetto perché dice, atteso che sono arrivato non mi tocca più nessuno ma que ah. questa è una roba che non, 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 non può stare voglio dire Dopodiché, se tu vai selezionando personale che deve fare non so, il direttore generale in una determinata azienda che per sue caratteristiche complesse, eccetera, e tu a quello gli dici, ma amico bello, ti diamo 60.000 euro, atteso che chi fa quel mestiere deve stare là dentro certo. 14 euro, e deve sapere, eh, dire, io non sono nessuno, però io alla fine sono laureato in giurisprudenza, col massimo dei voti, ho superato il concorso d'avvocato, cioè, mi pare 4-5 master, non mi ricordo, eh, se mi consenti. Eh, quando si parla di lavoro, voglio dire, sto collocato perché sono stato a studiare, a lavorare, a studiare insieme, no? perché grazie a Dio la famiglia che mi ha fatto capire che bisogna affrontare la realtà. Dopodiché, come pensi di mettere in certi posti dei qua, qua, qua? Poi ti succede quello che, che ti succede in Italia, gente che si inventa le cose più strane, che non è capace. Eh, ragazzi, eh, quando io sento eh, so, illustri esponenti che ci spiegano come deve girare l'Italia, poi vado a leggere il curriculum e leggo che la cosa più importante che hanno fatto nella vita loro è fare il capo di Stuart a stadio del Napoli, boh, per carità, tutto è possibile, però eh? ho qualche dubbio. Scegliete voi lo Stato che desiderate e spiegatemi, no? raccontatemi come il management pubblico, penso alla Francia, o il management privato, penso all'Inghilterra e all'America, sulla base di cosa viene selezionato e quanto viene pagato. Sì, sì, no, ma io sono perfettamente d'accordo, però appunto un manager pubblico... Manager... Poi dovremmo consentire a tutti, e lì sta la democrazia, a tutti di poter, chi ne ha la voglia... Di poter studiare e di poter giocare anche le partite superiori. Sì, sì, no, no. su questo. Io capisco eh. un'azienda privata, un manager lo paga molto, ma se sbaglia lo manda via. Ma ah, certo che sì. Un manager pubblico. Promove auto spesso. tutto a auto. Eh, un manager, Guarda, dai, la vicenda. Un manager pubblico resta lì. Noi abbiamo casi all'Italia di grandi aziende in cui manager che non hanno lavorato bene, che hanno lasciato. Dei buchi, poi magari e sono stati fare premiati. premiati, ecco, e continuano a far danni. Questa era semplicemente la cosa. Però sì, sì, no, quando. parlavo di un. di ad altri livelli, però sono tutti intoccabili, però è molto facile prendersela poi. Io non voglio far di alla politica, io non faccio politica, però avendo le viste queste cose, avendo conosciuto anche. Perché ora di dirlo, parlamentari, gente onesta e gente seria, io ho conosciuto eh, gente che ha fatto politica per tutta la vita, non solo non si è arricchito, ma pure ha avuto anche dei problemi economici mm. per far politica. Quindi, io ci tengo a difendere. Poi, certo, ci stanno i ladri, i delinquenti, i corrotti, mh, come in tutte le professioni, però, questa generalizzazione che oggi viene fatta, che la politica come qualcosa no, di negativo. Io ne di politica assurdo, buona politica. No, no, io facevo riferimento solo a un caso particolare che è quello del culo. Sì, sì, che, che è una cosa che, che è una cosa che non sono vitalizi quella roba lì che tu dici sì, è eh, una delle pensioni, eh, sì, credo, sì. che deriva da una certa contrattualistica, non a caso la Banca d'Italia, che dava per... le caratteristiche sue nate. Mi ricordo manco io quando nel dopoguerra so, è la Banca Italia pagava molto e con pressioni altissime, insomma, e, anche e tra l'altro, se tu vai a toccare sotto il profilo legislativo c'è il problema che tu non puoi toccare il, il progresso. Cioè, cioè, non è che da, uno no. fa il tifo, no? e tu dici una cosa e io dico un'altra. E che proprio tecnicamente, sulla base di quella che è la giurisprudenza, e non solo in Italia, bad, cioè. perché poi è lo stesso problema che tu hai da. Cioè il problema è la stessa cosa che esiste. Bisogna, la realtà vera è che non dobbiamo in creare l'invidia sociale, dobbiamo cioè. creare i presupposti per cui l'italiano possa campar dignitosamente, perché qui tra l'altro quello che tutto sto casino ha prodotto è che l'italiano ha paura, non sa che accade domani. Non è un caso che tu hai l'aumento del 40% dei depositi nelle banche. Mm. E non derivati dai nipoti d'agnelli, ma mm. della gente normale sì, che, che ha paura e lascia i soldi in banca. Ma no, oltre che paga tasse, tenemoli là perché. Non si sa mai. Qui la famiglia non spende, l'imprenditore non investe quindi diventa. Abbiamo poco più. Dobbiamo più di chiudere. Mondo. No, è per le vignette se sì. vogliamo andare. Con sì, ah, la... eh... ah, sì, ne parlavamo le prima. Vignette A, una carrellata veloce perché appunto i tempi sono quelli che sono e stringono. Eh, anticipazione, solita anticipazione da Candido la prima del nostro Maurizio Maluta riguarda appunto come dire una fiabba la, la parabola di Renzocchio la parabola di Renzocchio che capite chiaramente già dall'immagine chi è con la fata boschina, come la chiama il nostro Maluta, si va alla prima della scala, dice Renzocchio, come se non fosse successo nulla. Forse l'è meglio se si va a vedere Peppa Pig, dice la sua amica. Rimaniamo sempre in, in tema di, fi di fiabe. E a proposito appunto della, di Renzocchio e della fata boschina, vediamo la seconda vignetta del nostro Maluta che dice la fata boschina e il nuovo governo, oh fatina, tu l'ha fatto una magia. Perché mi si riconosce, dice la fata Boschina, e vedete che insomma dal viso della fata Boschina si capisce che insomma, le sembianze non sono proprio, eh, appunto, sono, anzi sono, sono molto chiare. A proposito di, di questo genere di sembianze, abbiamo un problema con Alfano, ecco, un problema idraulico ci verrebbe da dire. E lo vediamo, dice niente da fare, non va giù. Ma hai provato col referendum? Come no, ma non è servito a niente. Eh, proviamo con i forconi, insomma non c'è verso di mandare giù. Eh, un personaggio che l'abbiamo intravisto lì, abbiamo capito de, di chi parliamo il nostro Pellegrini invece eh, si riaggancia al tema de, che, ha, che ha toccato un po', un po tutti che, che è quello della, della morte di Fidel Castro ancora eh, che poi in, di, in virtù di queste vicende il referendum è un po' in secondo piano ma è un tema comunque importante, un paese sconvolto dal dispiacere i cubani sono 50 anni che non toccano cibo, diciamo, è una reazione preventiva. Ecco, così chiudiamo con una sorta di auspicio. Un, auguro, un augurio natalizio, eh, eccolo qua. Ce lo fanno subito vedere dalla nostra regia. Una, una, un augurio natalizio che è una sorta di, di, di celebrazione per il no. E infatti, l'augurio è buon notale e si vede chiaramente Renzi con un dio lì. Che abbiamo riconosciuto dal capello inequivocabile, che appunto vuole essere un po', eh, come dire, una sorta di endorsement a questo, a, questo, a questo vento di antipolitica che ha travolto anche il nostro Renzi. Ma non sì. il cerchio magico che pare si sia insomma sì. riaccasato sì. con, molta, con Trump, molta facilità. Su Trump e l'antipolitica, vengo da un dibattito, <ride> di tutta la giornata avrei qualcosa da dire. Sì, ma sì, no, sì. No, no, noi parte... abbiamo colto questo fil rouge che lega no, un po il vento di antipolitica da, dall'America Latina, certo. sicuro ne parleremo, ne parleremo <ride> probabilmente in una, in una prossima puntata. Io ringrazio il senatore Arachne, che è, stato qui, è stato qui presente. e noi noi due ci ricontreremo, eh, ci ricontreremo qui ricontreremo con altri ospiti martedì prossimo. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera.